Eccoci di nuovo, ci siamo spostati dalla sala teatrale al secondo ordine di palchi. Noi adesso siamo proprio nel palco centrale di secondo ordine, il cosiddetto palco reale. Effettivamente nel nostro teatro, a differenza di altri teatri della tradizione, non è, diciamo, proprio il palco reale, in quanto a Ferrara non c'era un principe, il re. Le persone più importanti che venivano a teatro erano il cardinale, piuttosto che ricche persone che venivano invitate. Quindi nel nostro teatro il palco centrale di secondo ordine, invece che prendere due piani in altezza, si sviluppa invece in larghezza. Una cosa però che lo caratterizza e lo distingue dagli altri palchi è proprio il fatto della, diciamo, maggior cura delle decorazioni interne. Come avevo detto in una puntata precedente, il Teatro Comunale di Ferrara è stato costruito anche grazie all'affitto e all'acquisto dei palchetti. Quindi i proprietari e gli affittuari dei palchi arredavano i propri palchi con quello che desideravano. Come potete vedere qua nel nostro secondo ordine ci sono degli specchi. Ecco, gli specchi hanno ognuno una cornice diversa, seguendo appunto il gusto di chi li aveva scelti. Ma non svolgevano soltanto una funzione di abbellimento. Gli specchi servivano anche perché chi veniva a teatro, i proprietari dei palchi piuttosto che gli affittuari, diciamo che non erano particolarmente interessati la maggior parte delle volte a quello che succedeva in palcoscenico. In teatro si veniva per essere visti e per farsi vedere. Gli specchi svolgevano proprio questa funzione. Ora vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento.